praticamente hanno arrestato l'assessore alla sanità del PD e il segretario regionale del PD, non capita quasi mai, e li hanno arrestati su denuncia dei 5 Stelle. E voi sapete con chi sono alleati i 5 Stelle in Umbria? Col PD. Che vergogna, che vergogna. E come sono stato orgoglioso di dimostrare la concretezza della Lega in un anno di governo, non solo sull'immigrazione, ma ad esempio restituendo il diritto alla vita grazie a quota 100 a centinaia di migliaia di italiani, cancellando l'infame legge Fornero, una delle leggi più assurde votate nel dopoguerra. E se vogliono introdurre la legge Fornero dovranno passare in Parlamento sui nostri corpi, e li terremo in Parlamento giorno e notte, perché solo un chiacchierone come Renzi può pensare di tornare alla legge Fornero. Ebbene, io penso che come abbiamo fatto bene a dimostrare la concretezza al governo, abbiamo fatto più che bene ad abbandonare questo governo quando ci hanno certificato che il taglio delle tasse non l'avrebbero mai fatto, perché poteva aspettare. L'unico modo per far ripartire questo paese e ridare speranza ai nostri figli è abbassare le tasse a chi lavora e chi produce adesso. Adesso! Altro che... Questi saranno mica normali. La tassa sulle bibite zuccherate, la tassa sugli affitti, la tassa sulla diesel euro 3, euro 4. Come se chi in questa piazza ha un'auto, un furgone euro 3 o euro 4 fosse un simpatico nostalgico che non compra la macchina nuova perché ci gode ad andare in giro con la macchina vecchia. Forse chi ha l'euro 3 e l'euro 4 ce l'ha perché non ha i soldi per comprare la macchina nuova o il trattore nuovo o il furgone nuovo, e solo un cretino può pensare di tassare questi italiani. Un cretino, uno che non ha mai lavorato. Per A. Giuseppi faccio rispondere da Luigi Einaudi, non da Salvini, che è brutto e cattivo. Luigi Einaudi, con quello che scrisse sul Corriere della Sera, che allora era il Corriere della Sera, nel 1907. Che i contribuenti combattano una incessante battaglia contro il fisco, un secolo fa, è cosa risaputa, ed è nella coscienza di tutti che la frode fiscale non potrà essere considerata come gli altri reati finché le leggi tributarie rimarranno quali sono, vessatorie e pesantissime. Qual è la soluzione? Ridurre le aliquote per indurre i contribuenti a miglior consiglio o per ridurre il premio alla frode. L'unico modo per combattere l'evasione fiscale non è lo Stato di polizia, ma è abbassare le tasse agli italiani. Altri sistemi non esistono. Solo un cretino può pensare di combattere l'evasione fiscale perseguitando il commerciante, l'artigiano, la partita IVA. Noi questo lo faremo tornando al governo. Quella di oggi è una piazza che guarda al futuro. Le Leopoldine e gli incontri di Zingaretti, di Conte e di Di Maio guardano al passato. Si stanno scannando da un mese. Oggi ho letto Surreale, la Boschi, che ha denunciato il PD è il partito delle tasse, la Boschi. Ma eri del PD fino all'altro ieri. Qua bisogna stare velocissimi e attenti, perché escono e entrano dal PD come se fosse un istituto di cura. Esce Renzi, entra la Boldrini,
esce Tizio, entra Caio. L'unica cosa che non mollano è la poltrona. L'unica certezza è quella. Noi siamo testoni e quindi l'Italia che sogna è quella che abbiamo portato a casa con concretezza. Pensate alle Olimpiadi del 2026 che porteranno in Italia soldi, investimenti, giovani, lavoro e turisti. Se fosse stato per i 5 Stelle non ce l'avremmo mai fatta. Io ringrazio Luca Zaia e Attilio Fontana che con la loro testa dura hanno portato l'Italia a vincere nel mondo, a essere l'Italia degli Enzo Ferrari, di quelli che vincono senza chiedere niente a nessuno. Lavoriamo per un'Italia dove vinca il merito, anche a scuola e in università, dove vinca il merito fra gli studenti, ma dove vinca il merito anche nell'assegnazione delle cattedre ai professori. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Un'Italia che si arricchisca grazie a un'immigrazione controllata e qualificata. Perché quando scriviamo prima gli italiani, se lo mettono in testa i giornalisti radical chic, per me sono italiani, donne e uomini che sono arrivati dall'altra parte del mondo con i documenti in regola, che pagano le tasse, portano rispetto e mandano i figli a scuola. Mie sorelle e miei fratelli, non mi interessa il colore della pelle, mi interessano le persone per bene e le persone per male. È questo. Pensate che un candidato della sinistra in Umbria ha detto che chi vota Lega non può dirsi cristiano. Perdonali signore, perché non sanno quello che dicono e quello che fanno. E l'unica risposta è il perdono e la preghiera per queste anime perse. E quindi vi invito a applicare il detto evangelico di pregare e lavorare anche per i nostri nemici e per i nostri avversari. Accoglienza nel rispetto, e quindi, come hanno detto Silvio, come hanno detto Giorgia, lo ripeto io, casa mia è casa tua se scappi dalla guerra, ma se arrivi a Roma e inizi a dire non mi piace San Giovanni, non mi piace il presepe, non mi piace il crocifisso, torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché non siamo noi a dover cambiare il modo di vivere, di essere e di ragionare. I nostri simboli non si toccano. L'Italia del futuro tutela la vita in ogni sua forma e non permette l'omicidio di Stato. L'Italia del futuro salva i giovani, non dallo stress e dall'azione cattolica, come cantava Zucchero, ma dalla droga che qualcuno vorrebbe legalizzare. Mai lo Stato italiano spacciatore di droga, mai. Lo spaccio della droga è da combattere con le armi, via per via, piazza per piazza, scuola per scuola, quartiere per quartiere. E sono orgoglioso di aver finanziato l'operazione Scuole Sicure e spero che questo governo non la smonti. E qualche pseudo intellettuale che dice che bisognerebbe legalizzare la cocaina dovrebbe collegare la bocca al cervello prima di sparare certe cazzate. Collegare testa, bocca e cervello.